dico? Non dici niente? No, perché verrò dal culo. Figura di merda incoming 2.0. Ecco che te dico. Argentina-Italia. A me mi sta rodendo il culo, perché dobbiamo fare sti amichevoli da sparring partner per le nazionali più forti che partecipano al mondiale. Ma te pare normale a te? E noi non ci partecipiamo. Ma detto questo, c'ho paura, come dicevo all'inizio del video, di fare un'emerita figura. O meglio, c'ho pure a fai te, perché io c'ho l'Argentina e tu c'hai l'Italia. Preparate che te crepo. Ma detto questo, CES 2018, Messi sfida un bon. E non aggiungiamo altro. E questo è lo scontro della serata, eh. Ragazzi miei, diamo il via alla sigla. E pure de corsa, dai. Ci vediamo tra poco, vediamo quello che succede. Vai. Innalzamento sponda. Non c'è più parole, non c'è più. Cielo grande, cielo blu. Ciao, ciao. Basta fare stupidi. Guardami, guardami, non pericolo. Te riti? Mi ricordo in mente quando stavi col filo attaccato là. Se ritrovo la clip la mando. Chi dimentica fatto... è complice. Ferma, ferma. Tu sei poco deficiente! Tu sei poco deficiente! Non sono fatto a te, ma dittelo! Tu sei poco deficiente! Tu sei proprio stupido! Non l'ho fatto a tempo! Non l'ho fatto a tempo! E gira tutto intorno alla stanza mentre si. Non ti dimentichi che compri in tempo a dirtelo, cioè mamma mia, ovvio. Mamma mia, vabbè. Vabbè, ma come si fermerà, che lo saprà che ci sta il filo. No, niente, no, oh. Non l'ho visto. Siamo tornati con questo nuovo video, Argentina Italia, ragazzi. Salutato io. Ciao a tutti. Ciao, saluta. Queste sono le probabili formazioni, ma perché Di Maria a me fa solo 82? Fa perché solo 82. È esa. No, è uguale, pure seconda punta fa 82. Mettilo Eda, vedi quanto te rende, poi mi dici. Dici? Certo. 86. Fa 86. A differenza però che dopo pure Messi lo portiamo a 93. Vedi le infamate che mi stavi a fare, ma hai fatto la formazione ma fai... male? Ma hai detto questo, la formazione da dove cominciamo? Poi tu fai giocare Messi a sinistra. Faccio giocare Messi a sinistra, ma idolo. C'ho tagliafiche. Questo taglia, taglia le fiche. Ragazzi, taglia fico. Ma detto questo, Angelo Bonna, se sbatte la colonna. Madonna. La Madonna. Allora, io direi ma che. Ma perché c'è taglia fico là? Ma chi è Bustos? Non lo so. Ma chi so? Non li conosco, sinceramente. Ti dico la verità, sarò un ignorante. Ma Bustos, che se devo dire? Mai sentito in vita mia. Ma detto questo, vogliamo cominciare? Sì, cominciamo. Dai. Allora. Dai che si comincia. Mo te faccio vedere io a te. Pork online. Utenti, ospiti. Sei pronto? Perché mi mancavano i pronostici effeminato play. Sto ci hanno ruttando. Detto. Ecco, ci hanno detto la scorsa settimana. Ragazzi, ma perché ne avete fatti? Non perché c'è stava niente. Che c'è stava? Che facevamo? Spalla Verona. Che c'è stava? Mi ricordo. Ragazzi miei, eccolo no, qua. No, la spalla Juventus. Spalla Juventus. Verona. Poi... No, Sampdoria no. Vabbè, ma... niente di importante. Ragazzi, ma Argentina-Italia dovrebbero giocare, tu hai detto, all'Old Trafford. Ma io se non ho letto male mi sembra proprio di sì. Però non ci sta, ragazzi. Quindi accontentatevi di sto stadio. Ma detto questo, Ers Madonna contro Leo Messi tra tappi e alti. Ragazzi, le divise sono ufficiali entrambe, cioè, dici? Sono, sì, non sì, è sì, che mi entrambe... sembrano molto, però vediamo no, un po' sono più da vicino. Ufficiali, te lo garantisco. La gente è molto calda, è molto calorica, aggiungerei. Sì. Guarda Higuaín, Lautaro Martinez, ragazzi miei. Prossimo giocatore dell'Inter, Otamendi, ufficiale, Di Maria, Leandro Paredes, Lucas Biglia. Vabbè, quest'altro vabbè è taglia fica, Pizzellino e Bustos, cioè Nearto, Fazio e Caballero, ragazzi miei. Vabbè, sta di tutti. E Messi ovviamente, mancava Messi. E poi che dici, cominciamo, ho fatto dei miei, ma Messi sembra che sta fumato di qualcosa di pesante. Mo te faccio io che te combino. I miei se li sono proprio filati, giusto per dire. Che te devono fare, tiè, guarda Argentina come spigne. Occhiata, cioè, mo cominciamo. Dove va questo? Oh, mamma. Mo parte il contropiede. Come fa a partire No, ma che passaggio di merda ha fatto? Sì, vabbè, l'avevo capito. Oh, dai, tira. Cioè, ma è Otamendi che ha fatto quella cosa. Cioè, Otamendi. È Otamerdi. Cioè, ma è Otamendi che ha fatto. All'idea, è Otamendi che ha fatto. Ma che cazzo stai a dire? È Otasmerdi. Oh, cioè, non è possibile. Ho fatto 4 passaggi e ne hanno sbagliati 3. Chi è questo? Ecco!
1 1-0 1-0 Leo Messi subito in vantaggio, amichevole internazionale. Questo vorrà dire solo una cosa però, che al contrario passa a vantaggio l'Italia. Segno Bon e bestemmia la madonna. E quanto c'è? Ce lo scommette? No, non ci scommetto manco io. Leo Messi male, Caballero è citato. Ma Caballero non è il portiere del City? Di che squadra? No, mi sa che non l'è più del City, perché stanno Ederson e Bravo. Caballero mi sa. E scusa, come fa a essere titolare? Via. È perché gioca in un'altra squadra, gioca titolare forse, no? Ma detto questo, guarda che roba! Guarda che roba! Ho provato il tiro col terzino con lo tacco. Guarda. E poi Leo Messi ha dovuto solo accompagnare in rete. E Buffon giustamente smadonna. Continuano le smadonne anche da un ritiro preannunciato che poi non c'è stato. Giusto per continuare? Le figure del merda in nazionale, eccola. Spatapin, spatpin, guarda, spatpin, guarda. Sinistraccio, guarda, semplicissimo, Jorginho. Dorme da piedi. Dai. Innanzitutto ti dico pezzo di merda. Grande Angelino. Hai capito Angelino? Angelino Bonna. Mamma mia, un passaggio fatto. Sbatte bene, la madonna. Bestemmia la colonna. È buono il pezzo per... Ma che hai fatto? Per gli mortacci tua. Dai. Porca mignotta. Ti dormono in piedi. Che cazzo te fai? Guarda, spa. Spa. Arrivata là, guarda, mamma che tacco. Ancora tutto di prima. Tutto di prima, poi Higuain ha ciancicato. Però alle mie c'hanno solo un problema. Questo scherzi? No, deficiente. E buona. E buona. Momento. Porco Verratti, il pareggio dell'Italia. Che palle, oh. Ti ho detto che la prima occasione ti avrei purgato. Questo è forse il primo tiro che ti ho fatto. Perché, no, forse. Leva forse. Perché rimorta. Guarda che gli stanno a fare. Guarda che Andrea va allargato pure le cosce per favori proprio. Il primo tiro è stato quel colpo di testa di merda di Florenzi. Tu quello lo consideri un tiro? Cioè, sì, perché quella, qualunque altro giocatore avrebbe. Ma nel senso, lascia perdere. Avrebbe tirato al volo. Sta rompendo le palle riguardo questo gol, va. E certo che muore, riguardo. Guarda che bella azione. Ha sbagliato Fazio. Ha lasciato libero il reparto e poi. Perché è lento. L'unica cosa è lento. Perché se non anticipa che... vedi non doveva salire là. Che cazzo però. Con sinistrello Spatapin e morto Verratti. Morto un papa. Se ne fa nato. T'ho detto che te l'avrei preso un contropiede. Non te faccio vedere io a te. Altro sì, che contropiede. Vedere, va. Con la voglia di gridare al mondo. Guarda che culo qua. Cioè ti sei andato a scrocia con uno tuo. Che culo c'ha? Ma che cazzo? Che ma culo c'ha? Guarda che culo. Ma si è salvato, io poi c'ho culo. Ma guarda che sto cretino. Cioè stai a fare due gol uguali. Due gol uguali. Sto Ma che cazzo. Oh sì, ma Buffalo non ne chiappa una. E vaffanculo. Dai. Ma guarda che roba. Non riescono a uscire. È impressionante. Ma sempre tua. Oh, Lautaro Martinkez. Oh, guarda che roba. Sì, ma tanto un segno. Cioè tu dici guarda che roba. Hai visto quanto tempo sei stato a romper cazzo a entrare via? E vaffanculo. Che palle, uno pari. Palle al centro culo. 10 tiri a 6, ne hai fatto un cazzo, hai fatto un gol. Estate buono, va. Scala giusto però, perché fate ste cose? E buona la palla. Mamma mia, che palla, c'è un immobile, un altro pallonetto. Te lo dico che so io il re dei pallonetti. So io, tu non ci credi. Tu non ci credi. Che bucio di culo, che bucio di culo. Questo è il gol dell'anno. Dell'anno. Questo è il gol dell'anno. 2018 già scritto è questo, ricordatevelo. Mamma mia, c'era Immobile, che pallonetto. Mamma mia. Da rivedere e rivedere. Bellissima la palla di Verratti. Subito per Immobile. Mamma mia, del sterno destro. All'angolino. E Caballero se fa le pippe. Bellissimo, come ringrazia Verratti. I tempi di Pescara, ricorda tutto, ricorda. Sì, va bene. Con la voglia di gridare al mondo. No Maria, io esco. No Maria, io esco. No Maria, io esco. Me sto stranito. Guarda che ha fatto. Rigore.
giusto? Sei una merda! Giustissimo così. Cioè io non ci posso credere, oh. È assurdo. È assurdo. E oggi lo posso dire. È assurdo tutto quello che mi è successo. Io mi sono buttato. Cioè, ti sei buttato il giocatore. Mezz'ora. Non l'avevo visto. Bonna, l'hai visto, no? È nero. Come fai a non vederlo? Nell'ombra. Oh, ma rotto il cazzo. Ma che si è fumato? Bona. No, ma perché la difesa mia c'è sta più? Candreva. Se ne va Candreva, la mette in mezzo. Ma perché non c'è sta più Candreva? Perché ci cazzo si chiama il mio? Ma quello è Candreva, per Dio. Candreva, mi sono sbagliato. Di solito è lui che fa i cappellati. Ma perché c'ho la difesa tutta a mollo? Bravi, avete vinto sto cazzo, avete vinto, che è amichevole. Parte contropiede. Ma perché tutto bucato, tutto... Poi provate a chiuderla, ma ho detto ci vado, ci pare che cazzo ha fatto standi cappa. Poi dice che mi parte la brocca, madonna, tutti gli angeli. Ma do cazzo vai. No, do cazzo va quello mio. Io esco. Non era per lui. Oh sì, vabbè. Cioè sta succedendo quello che è successo nel primo tempo. A me. A parte invertire il tiro. La parola del buffone. La devo recuperare sta partita perché mi sto strani, eh. Mi sta a partire a brocca. Anche perché gameplay al contrario vince Argentina. Buona la prestazione della vita proprio contro Messi e Higuain, eh. La prestazione della Madonna. Certo. Ma che cazzo? Cioè io non ci posso credere, raga. Io non ci posso credere. Che cazzo sta succedendo? Cioè io non ci posso credere, oh. Perché è una vergogna. E aprite gli occhi. Higuain si è fatto una vera arbucio del culo. C'è ancora un'opportunità. Guarda, questo non piena palla, oh. Cioè non hai fatto un cazzo tutta la partita. Quanto mi deve far girare il cazzo questo? Io non lo so, santo Dio. Niente. Che cazzo? Ma come te fai a rifare ste cazzo di cose? Cioè i flipper addosso te venno. Ma come cazzo è possibile? Cioè mi sbattono i flipper addosso. Sì, te sbatte tutto addosso. Ecco. Vai vaffanculo, va però, una partita più falsa di così non esiste. Ma che cazzo stai a dire? Ma una partita più falsa di così non esiste, ma devi solo vergognare. 13 tiri a 9, 7 tiri a 5. Io questo non lo so. È l'orgoglio italiano. È l'orgoglio degli mortacci che te italiano. Crepano, ecco. Vaffanculo! Quanti like però state zitto. Fatto, quanti like prossimo pronostico gameplay? C'è Italia Inghilterra, vaffanculo. Italia Inghilterra 3500 like entro la mezzanotte, come al solito è 4000, no, entro il giorno dopo, per forza. Mi piace, commentate, condividete. Lo so che rosichi come l'animale, so con te. Manzi buono, lascia perdere. Leggi il punteggio. Ma che leggi il punteggio? Ma io leggo il bucio del culo che c'hai. Tre leggo. Picchi di gol dell'anno 2018. Sì, dell'anno 2018. Anno 2018, già scritto dopo tre mesi. Già parla, scritto. Parla. Neri buono, tanto faccio rivedere tutto. Non vi preoccupate, il primo tempo, riguardatevelo bene. Sì, stava a sparire. Fallo rivedere meglio. Sto strani. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ve l'abbiamo detto, lasciate like. E domani, un paio di giorni, arriverà anche Italia Inghilterra. Ecco, detto questo, Instagram, nostro profilo Gabomen7, followateci anche lì. Mi raccomando, ragazzi. Alla prossima. Un uomo dei minuti. Ciao.